Al Silvio Piola di Novara si sfidano Novara e Pro Sesto, match importantissimo nella corsa alla salvezza. I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive, entrambe per 1-0. Gli ospiti nelle ultime 10 partite hanno collezionato 6 sconfitte e 4 pareggi. Hanno bisogno di rialzare la testa, ci provano dopo 90 secondi con il mancino di Basili, bloccato da Minelli. Risponde il Novara al 22. Cross sul secondo palo di Munno, stop e contro cross, gran risposta di Del Frate sulla conclusione a botta sicura di Calcagni. Poi il destro di Urso finisce fuori, ancora piemontesi in avanti, stavolta da calcio piazzato, batti e ribatti, di nuovo Calcagni, tiro deviato e sfera che finisce in corner. Alzano i giri del motore i ragazzi di Mister Gattuso e continuano a costruire palle gol. In questo caso il colpo di testa del gigante canadese Ongaro finisce alto, poi Urso si ritrova casualmente il pallone sul mancino, il suo tiro finisce sul fondo, applausi dagli spalti del Silvio Piola. Nella ripresa, contropiede del Novara di Munno, Marianucci fa un miracolo in scivolata, Del Frate mette una pezza e poi Ongaro calcia fuori, occasione enorme gettata alle ortiche dal Novara, che però all'ora di gioco sblocca il match. Kerrigan a rimorchio per Calcagni, destro deviato che inganna Del Frate, e 1-0 alla 330esima gara tra i professionisti. Calcagni trova il suo secondo gol in stagione, aiutato da una buona dose di fortuna. La conclusione non sembrava irresistibile, ma la deviazione mette completamente fuori causa il portiere della Pro Sesto. Va anche vicino al raddoppio la squadra di casa con il colpo di testa di Corti. Bruschi da calcio piazzato prova a replicare la rete segnata all'Arzignano, stavolta sulla sua strada trova Minelli. All'83esimo piove sul bagnato per il Novara, perché Toninelli, già ammonito, finisce in anticipo sotto la doccia, secondo giallo al 95esimo e 15 secondi. L'arbitro dice che non c'è più tempo. Il Novara infila il terzo successo di fila per 1-0.